Nel 1953, nella collana I gettoni e i naudi, diretta da Elio Vittorini, arriva un libro davvero particolare, perché ha un titolo particolare che è Il mare non bagna Napoli. Cioè, un titolo che sconfessa la realtà. Com'è possibile se tutti quanti abbiamo davanti agli occhi l'immagine di Napoli esattamente con il Vesuvio aggettante lì? Ecco, perché? Perché lo scrive Anna Maria Ortese, che era una donna e una scrittrice che fanno dello spaesamento la propria cifra artistica. Anna Maria Ortese, Nel mare non bagna Napoli, in 6 racconti, che poi verranno rieditati nel 1994 dall'editore Adelphi, che sarà quello che l'accompagnerà fino alla morte, ci fa proprio questo: passeggia per le vie di Napoli, luogo in cui compone i suoi racconti, cioè lo compone proprio nelle gambe, per strada, guardando, affacciandosi nei bassi, nei cortili, intercettando la vita della città, poi torna e sugli scalini di una casa, da ragazza autodidatta, si mette a scrivere quello che ha visto. Non scrive in maniera neorealista su questo territorio, su questo tessuto sociale che vede, proietta una cosa che è ancora più importante della scrittura stessa, cioè il proprio sguardo spaesato.